Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di Motorsport Game che ottiene l'estensione dal Nasdaq. Dopo l'avviso di delisting di novembre, il Nasdaq ha finalmente accettato il piano di rientro di Motorsport Game per ripristinare quelle mancanze di conformità e ne ha fissato una data di scadenza. L'assediato sviluppatore è stato messo a dura prova negli ultimi tempi, ma mentre si prepara al lancio di Le Mans Ultimate, Nasdaq prolunga la sua permanenza in borsa e questa è un'ottima notizia. Vi ricordo che il 17 novembre scorso Motorsport Game ha comunicato di aver ricevuto una lettera appunto di richiamo da parte dell'ufficio qualifiche di quotazione della borsa di New York. All'epoca gli venivano contestati i seguenti problemi: un patrimonio netto di 498.897 dollari, inferiore al requisito minimo, un valore di mercato complessivo dei titoli quotati di almeno 35 milioni di dollari, quindi non ci arrivavano, o un utile netto negli ultimi anni di pari a 500.000 dollari. Al proprietario di Studio 397, quindi dei titoli come R-Factor 2, sono stati concessi fino a 45 giorni per presentare un piano di ripristino delle conformità. È chiaro quindi che la proposta è stata ovviamente presentata da Motorsport Game alla Nasdaq, che gli ha dato un tempo limite fino al 15 maggio del 2024 per tornare in regola ed in particolare per raggiungere un patrimonio netto minimo di 2,5 milioni di dollari. Questo è un manna dal cielo perché gli dà la possibilità proprio a Motorsport Game di uscire con Le Mans Ultimate e di cercare di poter recuperare. Ovviamente è un compito per Motorsport Game non tanto facile, direi molto arduo, perché l'ultimo 6 di gennaio, ad esempio, il valore delle azioni del titolo ha chiuso a 2,46 dollari. Se il risultato però dovesse portare alla fine di questo 15 maggio, ovviamente, al delisting sempre di Motorsport Game, ci sarebbe comunque la possibilità di appellarsi. Però, ovviamente, se si arriva a quelle condizioni lì, diventa abbastanza complicato. Quindi, ragazzi, un po' di serenità per il lancio di Le Mans Ultimate, nella speranza che tutte queste manovre finanziarie che saranno fatte da Motorsport Game possano sistemare un po' la cosa. In ogni caso, questa è una buona notizia, ragazzi, perché per l'uscita di Le Mans Ultimate, Studio 397 si sta concentrando per cercare di offrire la migliore simulazione possibile per il lancio iniziale, appunto in accesso anticipato, con questo periodo di grazia che offre tregua temporanea anche a livello di cervello per quanto riguarda gli sviluppatori, perché quando hai una spada di Damocle che ti pende sulla testa, probabilmente rendi meno di quanto potenzialmente potresti fare. Nella speranza che questa buona notizia vi sia piaciuta, ragazzi, come al solito, pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!